Allora Zam, dove siamo? Siamo qui nella pizzeria American Touch e stiamo finalmente gustando una classica pizza napoletana fatta con gli ingredienti della tradizione napoletana che sono il basilico, sono il pomodoro, meglio il pomodoro salernitano, il pomodoro San Marzano e poi ovviamente la mozzarella di bufala, ovviamente gli ingredienti che sono proprio la nostra tradizione. E in questo momento, mentre stiamo facendo questa cosa, stiamo cercando di capire cazzo che mangi. Allora, praticamente adesso noi oggi andiamo a Expo, fiera fieristica di Expo di fotografie, qui a San Marco Evangelista. Io mi godo sta pizza al cioccolato. Va bene, roviniamoci la salute. Vi facciamo vedere interviste. Ciao ciao. Noi siamo di CHS Originale e abbiamo avuto il piacere di partecipare a questo evento. Vi chiediamo di raccontare, per chi non ha avuto il piacere di venire, cosa avete offerto alle persone che venivano? Allora, sicuramente abbiamo uno stand molto grande, diviso in quattro parti. Qua avevamo Polaroid e Insta360, mentre lo spazio Nikon e DJI sono di là. Con Nikon davano l'invisione tutte le macchine, quindi c'era la possibilità di provare obiettivi. Stessa cosa con Polaroid e Insta, che si potevano provare e fare qualche foto, avere un'idea di come sono i prodotti. Non abbiamo fatto vendita perché non c'è la possibilità. Abbiamo avuto l'occasione di testare una vostra camera Nikon e metteremo un estratto breve. Per noi hobbisti, che non abbiamo la possibilità di acquistare tante camere, tanto materiale, questi eventi sono molto belli. Questa cosa che voi avete fatto, voi e Sony qui all'interno, è fatto di dare la possibilità, Sony di un quarto d'ora, voi addirittura di 20 minuti, di dare la possibilità a noi visti di provare le camere, è una bellissima cosa. Sì, sicuramente l'abbiamo sempre fatto questo tipo di eventi. La scorsa estate abbiamo fatto questo tour per la Z8, in cui era un evento privato, quindi su invito. Però sì, si dà la possibilità ai fotografi e agli appassionati di provare tutto il materiale che magari appunto non hanno la possibilità economica di provare e farsi un'idea di se sia un acquisto valido o meno. Ancora una cosa, per chi non è stato fortunato come noi di venire qua ad incontrarvi, quando è la prossima volta, il prossimo evento in programma, se c'è già, in cui può provare obiettivi, camere? Allora, al momento abbiamo solo eventi B2B, quindi business, sì, esatto, però penso verso l'estate ci saranno le prossime fiere. Allora, vi ringraziamo per adesso per essere stati dei privilegiati, vi salutiamo e alla prossima. Un saluto da CHS Original. Noi siamo CHS Original, siamo un gruppo che ha come a cuore il fatto di produrre piccoli video e ci stiamo concentrando nel provare a realizzare un lungometraggio. Siamo venuti qui a questa bellissima fiera e siamo rimasti colpiti dalla bellezza e anche dalla gratuità con cui diciamo il vostro personale è venuto, ci ha fatto qualche foto, abbiamo visto che avete fatto tutte queste belle foto. Ecco, io sono un tecnico e detto che noi offriamo dei sistemi fotografici mirrorless, sia PSC che medio formato, che aiutano il fotografo anche a iniziare a confrontarsi con un mondo che è anche legato al passato per quanto riguarda il design. Abbiamo le macchine con delle ghiere numeriche che assomigliano molto alle macchine a pellicola, ma che dentro hanno tutta la tecnologia all'ultimo grido, che è resa disponibile anche in un formato facile da utilizzare con le ghiere numeriche. E quindi noi pensiamo di avere dei prodotti che siano adatti sia ai principianti, ma anche ai fotografi professionisti con i nostri sistemi medio formato addirittura. Quindi questa bella foto che ci avete fatto, non è diciamo la semplice realizzazione analogica. Ma sì, Fujifilm è uno dei brand presenti sul mercato attualmente che in passato produceva e produce ancora le pellicole analogiche, quindi la foto che vedete qui le possiamo fare sia con fotocamere analogiche Instax oppure con le digitali, che poi vengono trasferite sulle nostre stampanti Link per stampare su carta a sviluppo istantaneo Instax. Ok, quindi quindi ero caduto in errore, perché vedendole avevo ricordato le mitiche camere analogiche, invece il risultato di una tecnologia digitale. Sono ancora completamente analogiche, guardate questa, la luce entra nell'obiettivo e va a impressionare direttamente la pellicola. Questa che avete prodotto voi invece, quindi c'è anche una versione digitale di questa immagine?
Allora, il supporto è analogico, però puoi scegliere tu se creare quell'immagine con una macchina completamente analogica che è la Instax, oppure ci sono Instax ibride che hanno un sensore, oppure abbiamo i sistemi mirrorless che possono trasferire le immagini e stamparla sempre su quella carta lì, che è una carta analogica. Abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, di questo bellissimo salone. Per le persone che purtroppo non sono potute venire qui, ci può dire in poche parole cosa si sono persi non potendo visitare il vostro stand? Allora, è stata una manifestazione molto molto interessante, era doveroso spostare i riflettori del grande evento sulla fotografia, che rappresenta comunque un comparto molto importante. Ci sono tanti operatori del settore, ci sono tanti amatori, la fotografia diventa sempre più una forma d'arte espressiva, e come tale ha bisogno di contatto, ha bisogno di toccare con mano quelle che sono le ultime tecnologie per quanto riguarda la ripresa, ma anche di toccare con mano quelle che sono i supporti e le realizzazioni che possono essere appunto effettuate attraverso delle tecnologie avanzate. Quindi non più solo un file, ma un file che si trasforma in un prodotto finito. Chi noi è venuto al nostro stand ha potuto toccare con mano tutti i nostri prodotti. Ideaprint è un fotofinisher che opera nel settore da oltre 40 anni, ha sempre realizzato prodotti fotografici per fotografi professionisti, e questa era un'occasione appunto per riconciliarci con un mondo che comunque in qualche modo era diventato sempre più digitale e meno reale, meno fatto di meno contatti personali. Il GLM Store ci fa dare un bilancio di come è stata per voi questa partecipazione a questo evento qui a Caserta? È andato tutto benissimo, abbiamo avuto un riscontro di pubblico spettacolare, un'ottima affluenza, abbiamo fatto conoscere il nostro sito di rivendita prodotti, il nostro sito di sviluppo e stampa, e sono contentissimo. Chi, diciamo, non è stato così fortunato da poter essere presente e partecipare, ci puoi dire in poche parole cosa ci siamo persi, cosa si è perso? Se sei un amante della fotografia, dell'immagine, video e foto, non puoi mancare a questo evento. Qual è il motivo per cui una persona che non vi conosce farebbe bene a conoscervi? Diciamo che vendendo online queste fiere, questi meeting, queste cose aiutano tanto a dare un volto al nostro sito. Allora, buongiorno, siamo CKS Original, abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questo bellissimo salone qui a San Marco Evangelista, e vogliamo permettere alle persone che non hanno potuto partecipare di capire cosa si sono persi. Adesso la parola a Foto 12. Ciao, sono Michele di Foto 12 e qui abbiamo fatto 3 giorni di salone fotografico dove abbiamo voluto esporre i nostri prodotti. Abbiamo esposto prodotti fotografici e dall'analogico al digitale. Noi siamo un negozio che si trova a Napoli, a via Ferdinando del Carretto. Abbiamo anche un sito, oppure con Instagram, con il nome Foto 12 potete trovarci. Potete trovare tutti i nostri prodotti sul sito e... Beh, che dire, siamo stati 3 giorni impegnativi, ma ci siamo divertiti. Ci puoi suggerire un prodotto, 2, anche 3, che secondo te sono particolarmente indicati per una hobbista o per una piccola realtà imprenditoriale? Beh, sicuramente tutte le macchine sono giuste, bisogna, diciamo, andare più nel dettaglio delle fotografie che si vogliono avere, oppure di come ci si trova per iniziare. Sicuramente ci sono macchine storiche, vogliamo dire così, che hanno fatto veramente l'ultimo decennio, come la 7.3, una Sony 7.3, oppure potrei consigliarvi le nuove Canon mirrorless, Nikon, Lumix. Beh, diciamo che ci sono una serie di varietà di prodotti, oppure per chi è nostalgico, una bellissima macchina analogica possiamo servire. E vi voglio chiedere una cosa: oltre ai prodotti offrite anche dei servizi per le persone che hanno di fotografia? Per anche del mondo cinematografico? Assolutamente sì, effettuiamo riparazioni, facciamo corsi di fotografia e effettuiamo valutazioni di usato. Quindi, diciamo, tutti i servizi che possono servire al cliente oppure all'amatore. Quindi facciamo anche stampe, per esempio, tutte cose che qualsiasi persona, diciamo, per chiederci nell'ambito fotografico, diciamo, la maggior parte delle cose, dei servizi li facciamo. Saremo molto felici. Noi siamo CKS Original, realizziamo piccoli video,
cortometraggi in generale, ma anche qua ci stiamo cimentando in un lungometraggio. Saremmo molto contenti di avervi sul nostro setting nei prossimi giorni, se vi fa piacere. Va benissimo, perfetto. Allora, è un piacere. Siamo laboratorio di stampa Fenart, siamo pugliesi, arriviamo dalla provincia di Foggia, da San Severo. Com'è possibile i vostri servizi? Beh, intanto contattandoci via internet, abbiamo un sito dove possono trovarci. Già anche sul motore di ricerca Google ci possono trovare come Zicreart e quindi entrare nel nostro sito e vedere un attimo quello che proponiamo. Siamo un laboratorio artigianale, quindi facciamo prodotti che rispondono un po' a quello che è la richiesta del fotografo. Quali sono i prodotti più particolari che avete che magari non è un po' difficile trovare da altre parti? Ma intanto, vabbè, la carta Fenart è una carta artistica, quindi l'inizio della carta del Fenart riprende un po' le riproduzioni d'arte, quindi intanto questi album particolari con queste carte. In più proponiamo anche dei prodotti per il singolo fotografo, eventualmente per quanto riguarda la chiusura degli album, quindi contenitori in legno naturale. Quindi il nostro laboratorio si approccia più a questa risposta naturale dell'ambiente. Quindi quello più particolare che abbiamo visto che qui non c'è è lo Zen, che sarebbe un nostro album con rilegatura giapponese, con carta di riso 100 grammi, che abbiamo notato che qui eravamo gli unici ad averla proposta, se non erro. Siamo stati gli unici ad averla proposta e ci ha dato anche tanta soddisfazione. Allora, la Puglia è una bellissima terra, che non è soltanto la taranta, non è soltanto la pizzica, ma è anche la fotografia, e soprattutto la fotografia artistica, e laboratori con persone che hanno innovazione, è molto belle da incontrare. Un saluto da CHS Original. Un photobooth, che cos'è? Specchio magico, ti fanno i selfie, le foto, dove poi potete modificare, fate con le mascherine, il cappellino, i baffi. Possiamo vedere un esempio? Purtroppo adesso l'abbiamo spento, stiamo smontando. Che prezzo ha? Che prezzo ha un photobooth? Dipende dalla dimensione, questo sono 4 misure e 50 pollici. Costa 3.400 euro. Poi ci sono vari tipi, dove ci sta la pagina, dove potete seguire. Bootselfie.com. Una bella cosa poter vedere da vicino, poter provare, poter prendere dimestichezza con tutte queste belle cose. E vi ringraziamo. HS Original. Original.